Immigrazione è il tema che al pari dell'euro e adesso del Covid divide la popolazione più di ogni altro. Ci sono i buonisti ad oltranza che sono per l'accoglienza sempre e comunque e non si pongono domande sulle cause che generano l'immigrazione. Ci sono quelli che semplicisticamente ce l'hanno con gli immigrati e vorrebbero lo stop dell'immigrazione così. Sic et simpliciter, diciamo, e poi ci sono quelli molto più saggiamente vogliono capire le cause, chi e che cosa sta a monte dell'immigrazione. Abbiamo ospite oggi la professoressa Anna Bono, uno dei massimi esperti in Italia del fenomeno dell'immigrazione, a cui do il benvenuto. Buongiorno. Già ricercatrice in storia e istituzione dell'Africa all'Università di Torino. Professoressa Bono, facciamo l'operazione più efficace per chiarire il fenomeno migratorio. Confrontiamo cioè l'andamento attuale dei flussi in Italia e in Europa con i dati degli anni scorsi. Ecco, che cosa emerge? Intanto una buona notizia perché anche quest'anno, e siamo quasi alla fine dell'anno, quindi possiamo dirlo con una certa ragionevole sicurezza, anche quest'anno si registra un netto calo degli arrivi in Europa e precisiamo, stiamo parlando di un tipo di immigrazione particolare, non gli emigranti che arrivano regolarmente perché hanno ottenuto un permesso, ma gli emigranti che arrivano in Italia e in Europa illegalmente, senza documenti e con tutti i problemi che questo sappiamo comporta. Bene, dicevo, la buona notizia è che alla data attuale sono arrivati in Europa complessivamente 66.133 emigranti, quasi 61.000 via mare. Perché una buona notizia? Perché nel 2019 complessivamente ne erano arrivati 123.000, anzi un po' più di 123.000, nel 2018 erano stati 141.000 e se andiamo indietro negli anni la cifra non ha fatto che aumentare, quindi c'è una tendenza costante a una riduzione e a una riduzione significativa. Teniamo conto che l'anno terribile per quel che riguarda questo fenomeno è stato il 2015, quando sono arrivati complessivamente in Europa più di 1 milione di persone. Questa, ripeto, è il dato da cui partire che deve insegnarci qualche cosa, deve suggerirci qualche cosa su come gestire questo fenomeno. Però vediamo nel dettaglio. Quest'anno, finora, di queste 66.000 persone ne sono arrivate in Grecia 12.800, in Spagna 24.000 e in Italia 26.000. Quindi, se posso continuare, a riflettere su questi dati, quindi quest'anno si stanno registrando due differenze, secondo me, fondamentali su cui bisogna mettere l'accento. La prima è che l'Italia è tornata a essere la prima destinazione dei flussi migratori illegali, come era successo a partire dal 2016, mentre poi nel 2018 e nel 2019. Al contrario, l'Italia è stata l'ultima destinazione rispetto agli altri due grandi poli che sono, alle due grandi destinazioni che sono la Grecia e la Spagna, perché l'anno scorso in Italia sono arrivate 11.000 ufficialmente, poi può esserci qualche divergenza rispetto agli arrivi reali, comunque 11.471 persone. E questo è un dato importante perché ci dice che a seconda delle politiche che si adottano, cioè le politiche adottate modificano i flussi, soprattutto modificano la destinazione scelta dalla maggior parte degli migranti. È molto semplice, dove è più facile arrivare, lì si concentrano gli arrivi, gli sbarchi illegali, dove si verificano o per politiche
adottate da un governo o per altri fattori, gli ostacoli aumentano, è chiaro che i flussi si dirottano. Chiarissimo. Senta, come sono stati modificati in Italia i decreti sicurezza riguardo appunto il fenomeno dell'immigrazione? Ecco, qui arriviamo all'aspetto a cui ho già accennato. Decisivo è il modo in cui ci si regola nei confronti di questi flussi migratori. Non tutti forse si sono soffermati su questa importante modifica che è stata adottata, questo insieme di importanti modifiche che sono state adottate il 5 di ottobre scorso, e che sono state annunciate come lo smantellamento dei decreti sicurezza, dei due decreti sicurezza del governo precedente, e cosa che è vera fino a un certo punto. Lo smantellamento non è totale, e qui si inserisce un discorso politico dove l'informazione cerca di manipolare l'opinione pubblica, di giustificare certe scelte, però in effetti ci sono state alcune variazioni sostanziali. La prima riguarda l'atteggiamento nei confronti degli immigrati irregolari, che dopo i due decreti conosciuti come decreti Salvini, erano stati divisi in due gruppi, in due categorie: i richiedenti asilo e le persone che ottengono lo status di rifugiato o comunque protezione internazionale. Questa distinzione era stata fondamentale perché e questo ormai lo sappiamo tutti e dovrebbe essere il discrimine fondamentale, perché la maggior parte delle persone che entrano in Italia per aggirare il problema di essere entrati illegalmente e quindi di essere respinti, chiedono asilo e quindi perché giustamente le leggi internazionali vogliono proteggere chi chiede asilo perché fugge da guerra e da persecuzione, vengono accolti, e vengono accolti per tutto il periodo di tempo necessario per accertare se effettivamente questa richiesta di asilo è giustificata. Noi sappiamo, ed è una costante di tutti gli anni a partire dal 2014, gli anni in cui si è intensificato il flusso di emigranti illegali, che la percentuale di persone che chiedono asilo, che è elevatissima, però la percentuale di quelli che ottengono protezione internazionale è estremamente limitata, ridotta. Attualmente per il 2020 siamo intorno al 20%. Allora, qual era la motivazione per distinguere il modo di trattare, non di considerare, ma di trattare i richiedenti asilo e chi invece ottiene protezione internazionale? I richiedenti asilo, sapendo che all'80% e persino di più non ottengono poi protezione internazionale, quindi il permesso di vivere in Italia per tutto il tempo necessario e utile per proteggerli da guerra e persecuzione, ecco, per quell'80% di persone avviare un processo di integrazione, che vuol dire insegnare la lingua italiana, corsi di formazione professionale e tutta una serie di servizi rivolti a queste persone nella prospettiva che rimangano in Italia per anni e forse per tutta la vita, diventa superflua, oltre a comportare dei costi enormi ovviamente. Questa distinzione nel nuovo decreto è stata eliminata. Sembra una cosa da poco, perché è stata annunciata richiedenti asilo e persone che hanno ottenuto protezione internazionale rientrano nello stesso sistema, ma la differenza sostanziale è che entrando nello stesso sistema è molto probabile che si ricominci a destinare anche ai richiedenti asilo dei servizi che prima erano stati sospesi, ma con una motivazione più che logica, perché effettivamente una persona che non
non può rimanere in Italia perché non ottiene il permesso di vivere per motivi umanitari, per i motivi che sappiamo, non ottiene protezione internazionale, non c'è motivo che riceva le attenzioni, quelle che sono riconosciute a chiunque sia sul territorio italiano, quindi assistenza sanitaria, servizi sociali, eccetera, ma non il costo di un percorso di integrazione che tanto poi non No, verrà. Molto non meglio avverrebbe. piuttosto investire nel momento che una persona ottiene protezione internazionale, allora investire nella sua integrazione, nella sua assimilazione ha un senso e magari sarebbe meglio potenziare questo aspetto. Attualmente, bisogna dirlo, chi ottiene protezione internazionale entra in un sistema di accoglienza che dura 6 mesi, massimo un anno. E difficilmente 6 mesi, un anno risolvono il problema di integrazione di una persona. Allora, piuttosto che destinare miliardi, perché stiamo parlando di miliardi, a persone che anzi, sicuramente non otterranno di rimanere in Italia, poi altra questione è come rimandarli a casa, ma molto meglio, io penso, investire nelle persone, in quella piccola percentuale di persone che ottengono il diritto di rimanere nel Certo. nostro paese. Questo mi sembra importante. Sull'espulsione vorrei aggiungere questo, un'altra modifica sostanziale è che si ritorna a 3 mesi soltanto di diciamo, detenzione nei centri istituiti per le persone espulse in attesa del rimpatrio. I decreti Salvini avevano portato a 6 mesi questo periodo di tempo, ma per una buona ragione, che non è così semplice la procedura di rimpatrio e quindi 3 mesi invece di 6 mesi fanno la differenza perché scaduti i 3 mesi, se una persona non è stata rimpatriata e deve uscire legittimamente l'esito lo possiamo immaginare, la Chiarissimo. clandestinità e quindi la vanificazione di tutto un processo lungo e costoso di accertamento dell'identità di quella persona e del suo diritto a essere accolta come rifugiato in Italia. Rifugiato in Italia, cosa che viene poi appunto non portata a compimento. Come vengono giudicate le richieste d'asilo dalle commissioni territoriali e dai tribunali? Questo è un tasto dolente che mi fa piacere su cui mi fa piacere potermi soffermare perché, come ho detto, la maggior parte delle richieste di asilo vengono respinte. Da chi? Da delle commissioni territoriali che sono state istituite e che hanno l'incarico di accertare, spesso con molta difficoltà, l'identità effettiva e verificare le ragioni che inducono una persona a richiedere asilo. Fermiamoci al dato del 2020, il 20% delle richieste viene, grosso modo, viene accolto, l'80% rifiutato, ma tutte le persone a cui viene negato in prima istanza, viene negata protezione internazionale, hanno diritto di ricorrere in appello. In passato 2 gradi di appello, adesso uno soltanto, tutte. Presumo tutte, ricorrono in appello perché? Perché lo Stato italiano concede il gratuito patrocinio non a tutti, in realtà non a tutti i richiedenti asilo, a tutti quelli che possono dimostrare di non avere mezzi economici per sostenere in prima persona le spese legali di una pratica. L'emigrante. Perché gli emigranti, anzi, praticamente tutti, ne usufruiscono? Perché autocertificano di non avere i mezzi per sostenere le spese legali e questo vale per far sì che godano del gratuito patrocinio. Un gratuito patrocinio che la prova che viene usato e ce la danno le spese, da 50-60 milioni di euro ogni anno se ne vanno in spese di gratuito patrocinio. L'appello
Se l'appello viene accolto, a questo punto non ritorna alle commissioni territoriali il compito di giudicare, ma passa al tribunale competente. E qui cominciano i problemi. Io ho scoperto, spero che si tratti di casi non così frequenti, però io ho scoperto esaminando una serie di casi che spesso i tribunali sono molto più generosi nel concedere poi la protezione internazionale di quanto non lo siano le commissioni territoriali. E se abbiamo tempo vorrei dimostrare questo con qualche esempio. Sì. Tra l'altro le motivazioni per poi concedere protezione internazionale sono tante. Ultimamente il Covid è entrato a far parte delle motivazioni per cui è giusto concedere protezione internazionale a una persona che è arrivata in Italia, permettetemi di ricordarlo questo, senza documenti, ha sostenuto di fuggire da violenze estreme, mentendo come espediente per rimanere in Italia, provando sia che la commissione territoriale competente non gli ha dato protezione internazionale. Siamo al ricorso, all'appello, accettato, e allora cosa succede? Succede che, per esempio, un cittadino del Senegal espulso in prima istanza, a cui è stata negata la protezione internazionale, viene dal tribunale di Bari, ottiene invece protezione internazionale perché in Senegal c'è il Covid. In Senegal c'è il Covid, e poi lui è dal 2017, mi sembra, che in Italia, quindi ha perso i contatti con il suo paese, e quindi se ritornasse nel suo paese si ritroverebbe minacciato dal Covid e anche in una situazione di perdita di dignità, perché si ritroverebbe senza mezzi di sussistenza, anche perché, dice la sentenza, quando è partito dal Senegal ha venduto il negozio di sua proprietà. Allora, essendo che conosco la materia, è probabile che questo signore, questo cosa ci dice prima di tutto? Che questo signore non è una persona poverissima che si è disperatamente decisa a intraprendere questo viaggio per disperazione. È una persona che aveva un negozio e l'ha chiuso. Probabilmente l'ha chiuso per procurarsi quelle migliaia e migliaia di dollari necessari per raggiungere l'Italia, ricorrendo a queste organizzazioni criminali che provvedono al trasporto, ma chiedono cifre elevate per farlo. In più il Covid. In Senegal, in effetti, come in tutti i paesi del mondo, il Covid è arrivato, ma io direi che è importante fare un confronto. In Senegal ci sono stati, in Italia, a oggi siamo a 423.000 casi di Covid accertati e a più di 36.000 morti. Ebbene, in Senegal i casi accertati sono stati meno di 16.000 finora e i morti 319. Mettiamo pure in conto che siano un pochino di più per la situazione del paese, però in effetti siamo a 300 di... moltiplichiamo, ma sono numeri quasi irrilevanti, diciamo. Sofferto ancora, perché è proprio un caso esemplare. In più si dice: questo signore che ha venduto il negozio, che da tanto tempo che via, se ritorna in Senegal non ritrova la sua, perde la suo status di persona di dignità, e perché si ritrova a essere povero, perché la situazione del Senegal dal punto di vista economico non è buona. Allora, il Senegal è uno dei paesi che in Africa hanno la crescita del PIL da anni maggiore, e stiamo parlando di crescita del PIL del 7, dell'8, del 6%, quando invece noi sappiamo che la situazione italiana, anche prima del Covid, era una situazione ben diversa. L'Italia è persino entrata in recessione negli ultimi anni ben due volte. Ecco, questo io mi sono voluta soffermare su questo caso per dare un esempio di come
ci siano delle forze politiche e delle forze sociali che inspiegabilmente, dal mio punto di vista, a tutti i costi vogliono che l'accoglienza venga data indiscriminatamente e quindi si Discriminatamente. usano dei pretesti. Adesso non so se abbiamo tempo di fare qualche altro esempio, ma questo già mi sembra un Sì, esempio bello. li faremo fra un po' perché ha un po' introdotto già il tema, professoressa. Ecco, una domanda proprio prettamente politica. Perché vengono attaccati i partiti che dissentono dai porti aperti? Guardi, io mi sono, in questi anni si sono fatte tante ipotesi, si parla di progetti mondiali addirittura, di riorganizzazione della popolazione mondiale e su questo non mi soffermo perché immagino che non abbiamo del tempo. A me sembra che la spiegazione sia molto più semplice e anche ovvia. Abbiamo parlato di 50-60 milioni che è il costo del gratuito patrocinio. Negli anni peggiori questo fenomeno è costato all'Italia 5-6 miliardi di euro all'anno, che vanno a una moltitudine di organismi, di istituzioni e a decine di migliaia di persone che sono state che sono entrate a far parte di questo enorme sistema assistenziale creato apposta per accogliere gli emigranti illegali. E questo significa che decine di migliaia di persone, e poi moltiplicando si arriva forse a centinaia di migliaia, sono occupate nel settore dell'accoglienza e ne ricavano di che vivere. Difatti una delle obiezioni, ma se arrivano meno immigrati illegali, tante persone rimangono senza lavoro, però un lavoro che si crea, che si inventa per dare assistenza a delle persone che, ripeto, arrivano in Italia illegalmente, questo è il primo dato, e cercano di viverci ottenendo il permesso di risiedere in Italia con dei pretesti, con degli espedienti, beh, non mi sembra il modo migliore per creare occupazione e per sanare l'economia di un paese, ma questo è un. Assolutamente. Naturalmente è un complesso che alla fine ha un risultato comunque a somma negativa. Quindi è chiaro che fa guadagnare qualcuno, ma fa perdere al sistema, quindi è comunque a somma negativa. Ovviamente c'è poi una ricaduta politica perché è facile immaginare che chi usufruisce, chi si avvale, chi trae vantaggio da questo apparato assistenziale, poi sia anche devoto a chi questo apparato assistenziale ha fatto nascere e crescere nel tempo. Non è che ci voglia molto per. Sì, se vogliamo la situazione, le dinamiche le possiamo capire ad aver voglia appunto di informarsi e di approfondire un po'. Facciamo un'operazione, professoressa Bono, un'operazione che smonti la narrazione mainstream. Ecco, chi sono le persone che arrivano nei barconi e perché decidono di emigrare? Lei ha già fatto prima un esempio dell'esempio della persona del Senegal che ha un negozio e lo chiude. Facciamo alcuni esempi. Ma in effetti ormai anche questo è acquisito perché il fenomeno dei flussi migratori ormai è storia. Partiamo dal 2015, ma anche un pochino più indietro. Si tratta di persone che contro le giustificazioni e le affermazioni tuttora prevalenti, si tratta di persone che decidono di emigrare, come diceva il ministro del Senegal, il paese di cui abbiamo parlato prima, già anni fa, decidono di emigrare non perché non hanno niente, ma perché vogliono di più. Quindi si tratta di persone, soprattutto asiatiche e africane, in tutti e due i casi, di persone che non, di sicuro non fuggono da, per lo più. Poi ci sono anche dei rifugiati, per lo più non fuggono da situazioni di estrema violenza per salvarsi la vita, per tutelarsi,
Ma non fuggono neanche da situazioni di estrema povertà. La prova più evidente sono i costi veramente notevoli di questi viaggi illegali, ma poi anche una quantità di testimonianze. Io ho raccolto molte storie di emigranti illegali e la costante è che si tratta per lo più di persone, ecco, forse molti immaginano la persona che vive in un villaggio, che a un certo punto disperato perché i raccolti da una serie di anni vanno male e non può sfamare i suoi bambini, parte e raggiunge l'Europa attraverso. In realtà la maggior parte degli emigranti sono persone che già vivono in contesti urbani. Possiamo definirle di ceto medio, medio basso, medio alto, ma comunque di ceto medio, e quindi che hanno una discreta disponibilità di mezzi economici. Spesso succede che una persona decida di emigrare facendosi e per racimolare le decine, in certi casi addirittura decine di migliaia di euro necessarie, perché chi arriva dal Vietnam, dall'Afghanistan, da questi paesi paga molto più di quanto costi partire dall'Africa per una questione di distanze prima di tutto, comunque si rivolga ai parenti e metta insieme la cifra necessaria chiedendo aiuto a parenti, eventualmente anche ad amici. Altre volte invece, però adesso questo diventerebbe lungo dettagliare, altre volte comunque si mettono in viaggio persone che hanno una cifra iniziale già discreta e poi contano durante il viaggio di procurarsi altro denaro. Ci sono persone che ci mettono non solo mesi, addirittura anni, perché man mano si fermano, sostano e cercano di lavorare e di procurarsi altro denaro. Però sono tutte persone, sono sicuramente persone che hanno delle disponibilità economiche di partenza, o perché vendono il negozio, o perché vendono, come raccontava la mamma di un ragazzo che purtroppo poi è morto nel Mediterraneo, si vendono il bestiame, o che risparmiano. Mi ricordo un ragazzo che faceva l'imbianchino, ha risparmiato per 2 o 3 anni e poi è partito. Come diceva quel ministro senegalese, la gente si immagina che in Europa, raggiunta l'Europa, si arrivi nel Bengodi, Del Bengodi, ecco, stavo proprio pensando la stessa parola. valga la pena vendere, mettere insieme il denaro necessario, risparmiare per raggiungere poi una Certo. destinazione. Quindi il passaggio direi che è proprio fondamentale, come l'ha descritto. Quindi noi possiamo in un certo senso quindi ricapitolare dicendo che la narrazione fatta da TV e giornali sulla tipologia che è media, che è il migrante, è tutto sommato falsa e fasulla. Questo Sì, è un passaggio fondamentale. devo dire che di fatti oramai sull'aspetto fuga dalla guerra o da persecuzione non si insiste neanche più tanto. Si gioca di più sul fatto se una persona decide di emigrare avrà una buona ragione, respingerla non è giusto, perché uno emigra per un motivo, perché comunque nel suo paese d'origine non si trova a suo agio, perché non vede delle prospettive o altro. Non si parla più neanche tanto di guerre, di persecuzione, se lei ci Sì. pensa. Si parla soprattutto sul diritto assoluto di emigrare, quando invece io forse sono stata la prima a scriverlo, ma non sono stata l'ultima. Il primo diritto è non emigrare, cioè poter vivere in dignità e in sicurezza nel proprio paese. Invece, Sì. con l'assurdo poi che ormai chiunque da qualunque parte del mondo decida di raggiungere l'Italia per il fatto stesso che ha preso questa decisione, va accolto, e siamo arrivati a questi estremi
Sì, e lì ci richiamiamo ai buonisti ad oltranza, ai buonisti a 360 gradi a cui facevo riferimento proprio all'introduzione della puntata della nostra intervista. Lei, professoressa, ritiene che in questi paesi africani addirittura si cerca di dissuadere la gente dall'emigrare? Anche Certo. questa è una cosa che non è mai stata assolutamente detta da TV e giornali, anzi. Il contrario, il contrario. Ha ragione, è da anni oramai che delle forze politiche e anche delle autorità religiose in questi paesi cercano di spiegare che cosa effettivamente comporta emigrare tanto più clandestinamente e a maggior ragione scegliendo una destinazione che non è una destinazione. Non è una destinazione ospitale, ma perché? Non per cattiva volontà, non perché italiani o europei siano pieni di pregiudizio razzisti, come purtroppo su questo si insiste molto, ma perché l'Europa in generale, l'Italia in particolare, prima dell'emergenza Covid, non erano territori in espansione dal punto di vista economico, una regola base dell'emigrazione che vale nel corso dei secoli e in tutto il pianeta è che gli emigranti sono ben accolti dove c'è necessità e richiesta di forza lavoro e sono accolti male in caso contrario. D'altra parte, io voglio sottolineare un aspetto che è poco considerato. Nel mondo ci sono 750 milioni circa di emigranti e più di 250 milioni sono emigranti all'estero. La quasi totalità di queste persone sono emigrate in paesi dove avevano giustamente delle ritenevano giustamente di avere delle prospettive di lavoro, mentre noi stiamo parlando di una percentuale, tutto sommato rispetto a questi numeri, piccola, di persone che invece decidono di emigrare senza considerare l'opportunità di scegliere una destinazione dove poi la possibilità di lavorare e quindi di mettere a frutto esiste. L'Italia, già prima dell'emergenza, figuriamoci adesso, non è una, non è un, abbiamo, avevamo prima del Covid quasi il 30% di disoccupazione giovanile. Mi sembra che questo dato basti da solo. Sì, assolutamente. Quindi possiamo dire che in senso assoluto il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno pilotato, diciamo, è assolutamente un fenomeno pilotato e non certo dall'Africa. Di fatto l'Africa è uno strumento, insomma, per attivare questo fenomeno. Quali sono, secondo lei, i rimedi percorribili per risolvere questa situazione? Sì, ci dice che dei rimedi sono stati messi in atto e stanno funzionando discretamente, diciamo, anche se senza aver risolto il fenomeno. I rimedi sono tanti perché il fenomeno è complesso. Di sicuro uno è quello di bloccare gli arrivi. Come abbiamo detto all'inizio, dove è facile, anzi quasi garantito, poter arrivare, lì ci si orienta, ci si indirizza. Parliamo soprattutto del Mediterraneo, perché il grosso degli arrivi sono nel Mediterraneo. Se e dove nel Mediterraneo si mettono degli ostacoli alla navigazione, quindi alla possibilità di sbarcare in sicurezza, ecco, lì i flussi diminuiscono, orientandosi eventualmente. Quindi impedire gli sbarchi è uno sicuramente dei rimedi che vanno potenziati. Per il resto, però, considerando che queste persone arrivano da lontano, per il resto un altro rimedio, che però non
non spetta a noi, non ci riguarda se non marginalmente, è quello che possono mettere in atto e in parte hanno messo in atto i governi, i paesi di transito, di partenza e di transito per migliorare i controlli alle frontiere e quindi scoraggiare i flussi illegali. A questo proposito, un'altra azione internazionale, qui stiamo parlando a livello internazionale, ma proprio nel senso mondiale, perché poi questi flussi arrivano da tutti i continenti, si sta facendo, perché anche se non si viene a sapere, è un ambito in cui l'impegno è notevole, ma deve raggiungere maggiori risultati. Dicevo, azioni internazionali si stanno facendo e vanno fatte per contrastare il traffico. Non dimentichiamo che il 90% almeno delle persone che migrano illegalmente si affidano a delle organizzazioni criminali che sono nate apposta per rispondere a questa richiesta, e sono organizzazioni criminali che si sono organizzate capillarmente, che sono potenti, che sono legate ad altre organizzazioni criminali, traffico di droga, di armi e altro ancora, anche terrorismo jihadista, e quindi un maggiore impegno per smantellare queste organizzazioni sarebbe, anzi, è fondamentale, perché togliendo organizzazioni che negli anni d'oro hanno fatturato, se vogliamo usare questa espressione, Certo, direi miliardi di dollari. Si è parlato di 5-6 miliardi di dollari negli anni di Maduro. una vera e propria industria, probabilmente a livello internazionale, sicuramente la possiamo definire una lobby. Agenzie di viaggio in un certo Agenzia di viaggio, senso. sì, Anche. assolutamente, E poi assolutamente. naturalmente, e arriviamo lì, le campagne di informazione e di sensibilizzazione per far capire che errore enorme è emigrare verso un paese che non è ricettivo, a maggior ragione emigrare illegalmente. E questo è un impegno che i paesi di origine dovrebbero prendere con più decisione. Sicuramente alcuni l'hanno fatto meglio, alcuni no, ma che sicuramente darebbe dei risultati, a meno che, però, mi permetta di aggiungere questo, a meno che l'intenzione di emigrare di una persona in Italia, in Europa, non sia fin dall'inizio quella di unirsi alla criminalità organizzata del paese di destinazione. Ormai in Italia sappiamo che, per esempio, le mafie nigeriane si sono innestate. Sappiamo quindi che ci sono persone che scelgono di raggiungere l'Italia già con l'intenzione di entrare nel traffico della droga, nella prostituzione e via dicendo. E allora quello non si scoraggia, perché effettivamente c'è, cioè, il modo per scoraggiarlo è solo il blocco alle Alle frontiere. frontiere. Poi bisogna mettere in conto tutte le persone che poi finiscono nell'illegalità perché usciti dalla protezione internazionale dopo i 6 mesi, l'anno in cui sono inseriti nello SPRAR, adesso nel SAI si chiama, poi finiscono anche loro nell'illegalità perché non trovano lavoro, e quindi, rimanendo in Italia, avendo ottenuto lo status di rifugiato, in qualche modo devono guadagnarsi da vivere e scelgono, o quasi sono costretti a scegliere l'illegalità. Però mettiamo anche in conto, perché è una verità questa che non dobbiamo negarci, che invece ci sono sicuramente migliaia di persone, nel tempo decine di migliaia di persone, che sono arrivate in Italia sapendo che non avrebbero trovato lavoro in una fabbrica o in un'industria, ma sapendo che invece sarebbero entrati Nel mondo della criminalità o comunque dell'illegalità, certo. Professoressa, siamo alla fine della nostra intervista. Allora, dati ce ne ha forniti tantissimi anche a livello di numeri, ci ha descritto molto bene le dinamiche.
abbiamo capito molto bene che alla base, a livello di informazione, cioè di tutto ciò che noi non possiamo sperimentare e constatare di persona, c'è una narrazione da parte dei media tutto sommato falsa, possiamo definirla così, quindi ci ingenera delle convinzioni che sono errate, quindi diciamo che lo scopo di questa intervista l'abbiamo, ritengo, raggiunto in pieno. E poi, come dicevo, era un tema su cui c'era assolutamente bisogno di fare il punto della situazione, perché è un tema, come dicevo, che al pari dell'euro e adesso del Covid divide proprio in maniera drastica la popolazione anche in Italia. Io la ringrazio molto ancora, avremo occasione sicuramente di risentirci e di riaggiornarci per un'altra intervista. La ringrazio. Professoressa Anna Bono, già ricercatrice in storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Torino. Grazie e a presto. Grazie a voi per l'ospitalità, per l'occasione che mi avete dato di parlare di questo argomento, e buon lavoro. Grazie, grazie.